Un recente scavo in un cimitero bulgaro ha portato alla luce un presunto vampiro bulgaro, il secondo ad essere trovato con uno spillo di metallo conficcato vicino al cuore. L'identità dello scheletro antico è stata identificata come uomo di 35-40 anni ed è la seconda volta che viene trovato un vampiro sepolto in questo modo, dopo il rinvenimento dell'anno scorso nella città di Sozopol. Questi vampiri medievali erano considerati tali dai loro contemporanei ed erano inchiodati alla loro tomba per impedire loro di uscire durante la notte e terrorizzare i vivi. La scoperta è stata fatta nel sito di Perpericon, nell'est del paese, durante uno scavo guidato dal professor Nikolai Ovkarov, noto come Indiana Jones bulgaro. Lo scheletro a Sozopol era conosciuto come il vampiro di Sozopol ed era anche lui trafitto al petto con lo stesso tipo di spillo di metallo. I denti erano stati rimossi prima di seppellirlo. Il professor Ovkarov ha descritto la recente scoperta come il gemello del vampiro di Sozopol e ritiene che possa fornire ulteriori informazioni su come le credenze sui vampiri dei tempi pagani siano state preservate durante il Medioevo. Le monete trovate con il corpo risalgono al XIII e XIV secolo. Il professor Ovkarov ha precedentemente scoperto scheletri inchiodati a terra con graffe di ferro conficcate negli arti, ma questa è solo la seconda volta che viene trovato un vampiro con lo spillo di metallo vicino al cuore. Le credenze pagane suggerivano che le persone considerate cattive durante la loro vita potessero trasformarsi in vampiri dopo la morte, a meno che non venissero pugnalati al petto con una verga di ferro o legno prima di essere sepolte. Questi vampiri erano spesso intellettuali, aristocratici o ecclesiastici. Non ci sono donne tra i vampiri scoperti, probabilmente perché non si aveva paura delle streghe, afferma il capo del Museo di Storia Nazionale della Bulgaria, Bozidar Dimitrov. La serie di epidemie che ha colpito l'Europa tra il 1300 e il 1700 ha contribuito a rafforzare le credenze sui vampiri. I becchimi che aprirono le fosse comuni dopo un'epidemia talvolta si imbatterono in corpi gonfiati di gas, con i capelli ancora in crescita e il sangue che fuoriusciva dalla bocca. I sudari usati per coprire i volti dei morti erano spesso rovinati dai batteri della bocca, rivelando i denti dei cadaveri, e da qui nacque il termine «mangiatori di sudari» per i vampiri. Secondo i testi medico-religiosi medievali, i «non morti» si credeva diffondessero l'epidemia succhiando la vita rimasta dai cadaveri fino a quando non acquisivano la forza per tornare per le strade. Il professor Ovkarov afferma che questi vampiri non erano criminali o persone cattive, ma che erano misure precauzionali per impedire alle loro anime di essere prese dalle forze del male nei primi 40 giorni dopo la morte. Più di 100 persone sepolte con armi per impedire loro di diventare vampiri sono state scoperte in tutta la Bulgaria negli anni. Le recenti scoperte offrono un'interessante prospettiva su come le persone prendessero sul serio la minaccia dei vampiri nell'Europa occidentale e centrale. Uno scavo in un macabro cimitero ha rivelato un vampiro bulgaro inchiodato al suo luogo di riposo da uno spillo di metallo. Lo scheletro antico, identificato come un uomo di 35-40 anni, è solo il secondo scheletro di questo tipo con uno spillo conficcato vicino al cuore, dopo quello trovato l'anno scorso nella città meridionale di Sozopol. Si pensa che l'uomo, considerato un vampiro dai suoi contemporanei medievali, sia stato inchiodato alla sua tomba usando il cono del vomere, l'estremità metallica di un aratro, per impedirgli di uscire a mezzanotte e terrorizzare i vivi. La scoperta è stata fatta sul sito di Perpericon, nell'est del paese, durante uno scavo guidato dal Indiana Jones bulgaro, il professor Nikolai Ovkarov. Lo scorso anno, un gruppo guidato dal professor Ovkarov ha scoperto un altro scheletro di 700 anni di un uomo inchiodato nella sua terra in una chiesa nella città sul Mar Nero di Sozopol. Lo scheletro, divenuto presto noto come il vampiro di Sozopol, era trafitto al petto con il cono del vomere e gli erano stati estratti i denti prima di essere messo a riposo. Il professor Ovkarov ha descritto l'ultima scoperta come il gemello del vampiro di Sozopol e ha detto che potrebbe far luce su come le credenze sui vampiri dei tempi pagani sono state conservate dai cristiani nel Medioevo. Le monete trovate con il corpo sono state datate al XIII e XIV secolo. In altri casi, il professore Ovkarov ha detto di aver trovato scheletri inchiodati a terra con graffe di ferro conficcate negli arti, ma questo è solo il secondo caso in cui il cono del vomere è stato usato vicino al cuore. Il cono del vomere pesa quasi 2 libbre, 0,9 kg, ed è conficcato nel corpo in una spalla rotta, ha detto.
Si può vedere chiaramente come la clavicola sia letteralmente saltata fuori. Questo è l'ultimo di una serie di scoperte in Europa occidentale e centrale che gettano nuova luce su come le persone prendevano sul serio la minaccia dei vampiri. Secondo la credenza pagana, le persone considerate cattive durante la loro vita potevano trasformarsi in vampiri dopo la morte a meno che non fossero pugnalate al petto con una verga di ferro o legno prima di essere sepolte. Questi vampiri erano spesso intellettuali, aristocratici e ecclesiastici. La cosa curiosa è che non ci sono donne tra loro. Non avevano paura delle streghe, ha detto il capo del Museo di Storia Nazionale della Bulgaria, Bozidar Dimitrov. La serie di pestilenze che hanno devastato l'Europa tra il 1300 e il 1700 ha contribuito a consolidare una già crescente credenza nei vampiri. I becchini che riaprivano le fosse comuni dopo una pestilenza a volte si imbattevano in corpi gonfiati di gas, con i capelli ancora in crescita e il sangue che fuoriusciva dalle loro bocche. I sudari usati per coprire i volti dei morti erano spesso deteriorati dai batteri presenti in bocca, rivelando i denti del cadavere, e i vampiri divennero noti come mangiatori di sudari. Secondo i testi medico-religiosi medievali, i non morti si credeva diffondessero la pestilenza per succhiare la vita rimanente dai cadaveri fino a quando non acquisivano la forza per tornare di nuovo per le strade. A mio parere, non si tratta di criminali o persone cattive, ha detto il professor Ovkarov. Piuttosto, si tratta di misure precauzionali che impediscono all'anima di essere presa dalle forze del male nel periodo di 40 giorni dopo la morte. Più di 100 persone sepolte i cui cadaveri erano stati pugnalati per impedire loro di diventare vampiri sono stati scoperti in tutta la Bulgaria nel corso degli anni.